Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vedremo le istruzioni, le impostazioni e modi d'uso della nuova Sony A7R5 e come io vi consiglio di impostarla per uso paesaggistico. Ci tengo a essere molto preciso, uso paesaggistico e non generale, perché ovviamente sono macchine fotografiche costruite per fare un po' di tutto, da wedding, reportage, sport, avifauna. Io sono un paesaggista e quindi vi farò vedere come io ho impostato la mia Sony A7R5. Vedremo le novità, tra cui grandissima novità il sensore che si chiude e si copre attraverso la tendina che viene giù. Vi farò vedere come attivare questa funzione e tante altre belle cose che ci dà la nostra nuova Sony A7R5. Questo video è utile e può vederlo anche un possessore di Sony A7IV, che più o meno come modello è molto simile, e idem per la 9.2 e la nuova ormai è un po' che c'è, però diciamo la 1, che è un po' l'ammiraglia di casa Sony. I menu sono tutti molto simili tra di loro, quindi c'è una piccola differenza, magari la vocina messa un po' più in basso, un po' più in alto, ma il menu grosso modo è quello nuovo ed è questo che vedete in questo video. Ed eccoci qua ragazzi. Allora, innanzitutto vediamo che il nuovo schermino si gira veramente in tutti i modi. Se viaggiate e riponete la fotocamera nello zaino, io consiglio di chiuderlo così, in maniera che così il display non rischia di rovinarsi. Poi quando si apre la fotocamera e via, si apre in questo modo. Io il mio display l'ho protetto con un vetro temperato, quindi questa cosa non la faccio. Qua c'è un piccolo vetro temperato incollato subito appena ho preso la fotocamera nuova. Vi consiglio anche a voi di farlo per proteggerlo ancora di più, soprattutto anche dalla salsedine in un'eventuale uscita, magari in Islanda fate le foto in situazioni un po' estreme. Proteggere la macchina non è male, anche una bella staffa L. Io in questo momento per il video ho smontato la parte laterale, ma la staffa L sicuramente vi aiuta, vi migliora l'impugnatura, vi protegge la macchina, vi permette anche di appoggiarla per terra, fare delle foto rasoterra in una pozzanghera. Comunque la staffa L è sicuramente un accessorio indispensabile per la fotografia di paesaggio. Poi in questo video vedremo solo la modalità foto, vedete qua in alto c'è questa ghiera che gira, foto, video, e quindi la vedremo solo in modalità fotografica. Qui poi c'è la manopolina che oscilla tra M, S, A e P, che sono le quattro modalità principali di scatto, ma noi vedremo solo manuale e priorità di diaframma, in quanto nel paesaggio non vedo necessità di usare altre modalità. E partiamo subito con il video. Accensione della macchina, andiamo subito nel menu e vediamo tutte le impostazioni. Ovviamente nessuno nasce imparato, io di questa macchina ne uso una parte. È chiaro che non è che uso tutto quello che la macchina mi offre, io sono paesaggista, ne userò il 50%, buttiamo lì una percentuale, ma cercherò comunque di farvi vedere e spiegarvi il più possibile. Allora, innanzitutto il menu stellina lo lasciamo proprio perdere, perché è un menu per un utente avanzato che si va a personalizzare e a cambiare il menu della fotocamera e il suo ordinamento. Quindi vediamo le cose principali. Qui c'è la casetta con la fotocamera, dove vi fa vedere un po' le cose principali della fotocamera, quindi tempo di scatto, il diaframma. Qui ti fa vedere che hai inserito due schede di memoria, ti dice che in una ci stanno 250 foto, nell'altra 249. Questa è la compensazione dell'esposizione, l'ISO, qualità del file, che adesso poi vedremo ovviamente, il formato della foto, che è un 2/3, che è un classico, flash attivo o non attivo, modalità di autofocus, che in questo caso AFS singolo è l'autofocus singolo, la modalità del punto che va a mettere a fuoco, che in questo caso è il punto singolo, lo spot S piccolo che va ad agganciare quello che vuoi te attraverso il joystick, che è la modalità del paesaggista. Noi non usiamo altre modalità se non la messa a fuoco automatica e manuale, magari uno ha l'obiettivo manuale, obiettivo vintage vecchio, non è l'autofocus, ti metti lì e fai il fuoco manuale. Poi ci sono altre cosine come ad esempio il bilanciamento del bianco e qui la modalità di scatto, che va dallo scatto singolo allo scatto ritardato, grafica, bracketing e il focus bracketing, che invece è il famoso focus stacking che più avanti vedremo. Comunque quello è semplicemente una ripetizione di quelle che sono tutte le voci della fotocamera, ma le potete vedere anche in modalità di scatto live view premendo FN, poi ve le trovate qui sotto. Quindi FN, nel menu di scatto rapido tu clicchi, hai le principali voci. Questo menu è personalizzabile, infatti io me lo sono personalizzato così.
qui ho il crop APS-C 35 mm sul sensore, quindi in qualsiasi momento io attivo questa voce, vedete che mi va ad attivare uno zoom, quindi vado a utilizzare un obiettivo che magari è un 75 mm, con questa modalità vado ad utilizzarlo come se fosse una focale più lunga, quindi vado un po' a fare uno zoom sul sensore. È una cosa molto comoda, è una cosa che si rischia di tenere attivata, infatti mi raccomando poi disattivatelo sempre, però è sicuramente una cosa comoda da avere. Poi io l'ho personalizzato con ottimizzazione di gamma dinamica, che se attivato quando sono al buio mi alza l'ISO a palla, ma solo per il live view, per cercare di farmi vedere qualcosa di luminoso. Lo attivo in questo modo, vedete che lo schermo diventa più luminoso, però non è una cosa che utilizzo tutti i giorni e ripeto, è utile solo se siete al buio totale, diciamo. Poi sempre nel menu FN io me lo sono personalizzato con modalità di scatto a sinistra, autofocus da attivare o disattivare, modalità di autofocus, ISO, questa è la compensazione dell'esposizione, modalità di misurazione, quindi è quella modalità che ti dice il bilanciamento del bianco e l'esposizione la devo fare su tutto il fotogramma, sul centro pesata al centro o su spot centrale. Ovviamente la modalità che il paesaggista deve sempre e solo utilizzare è la multipla, che sulla Nikon era la vecchia Matrix. Dovete sempre mettere questa modalità, non ci sono altri casi. Anche uno che fa matrimonio, mano libera, comunque interna, esterna, chiesa, fuori, dentro, ritratto, fai e briga, devi sicuramente utilizzare sempre questa modalità. Solo i professionisti di certi ambiti devono cambiare, tipo studio, still life, luce particolare, vai a fare una foto a un prodotto in studio con una luce da studio, allora uno magari cambia, però non ci sono, diciamo, tante casistiche nella fotografia quotidiana di tutti i giorni dove vai a togliere il Matrix per mettere un'altra cosa. Poi mi sono messo il supporto di registrazione, dove qui posso andare velocemente a decidere o registra solo in una card oppure in tutte e due, perché a volte magari sono in viaggio, ho finito le card, le ho riempite, ce n'ho una sola, allora vado un attimino a cambiare questa impostazione. AVB, che è il bilanciamento del bianco, che ovviamente lasciatelo sempre in automatico, non state a cambiare il bilanciamento del bianco, lasciatelo automatico, perché tanto il bilanciamento del bianco scattando in RAW lo decidi a casa, non certo nella fotocamera. Poi andando avanti abbiamo lo steady shot, l'ho messo perché comunque a volte magari, non so, fai un video, l'hai attivato, te lo sei dimenticato attivato, è solo per vedere, cioè è spento, siamo sicuri? Senza andare nel menu lo vedo già di qua, mi dice off, vuol dire che è spento, perché lo steady shot, attenzione che sul cavalletto poi vi fa venire il micromosso una merda. Questo è l'ottimizzazione della gamma dinamica che vi dicevo, e una cosa che io non uso mai, però l'ho messa perché è una grandissima novità dell'R5, che ha l'intelligenza artificiale che ti riconosce il volto, il tipo di soggetto, umano, animale, volatile, cagnolino, eccetera, e entrando qui dentro puoi velocemente cambiare animale, volatile, insetto, autotreno, vai a cambiare il soggetto che tu vai a mettere a fuoco, però è una cosa più utile per i video e magari per chi fa foto di altro genere, non certo per il paesaggio. Bene, fatta questa rapida panoramica generale, andiamo nel menu e partiamo subito poi con le impostazioni generali. Quindi dalla casetta scendiamo ed entriamo nel vivo del menu di Sony. Allora, qualità dell'immagine, entriamo qua dentro. Vedete, basta andare destra e sinistra col joystick e ci si sposta. Allora, prima voce, qua ti dice il JPEG, cosa vuoi scattare? Un JPEG di merda, un JPEG normale, ma tanto noi scattiamo in RAW e quindi non sussiste il problema. Qualità dell'immagine, qui decidi se scattare in JPEG, RAW più JPEG o RAW, ovviamente RAW, del JPEG io non so cosa farmene. Poi, scendendo giù c'è la qualità del RAW, dove qui abbiamo una bella novità, perché in tutti i nuovi menu dell'R5, della 9.2, della 1, della 7.4, c'è una nuova voce che è non compresso, che è la prima voce in alto, qui da compresso, da un RAW leggero, quindi uno che fa matrimonio è inutile che sforni dei file da 120 MB, minchia, riempi l'hard disk, Lightroom poi ti si incricca solo a caricare il catalogo, è inutile fare file di quel tipo. Io dovessi fare un reportage mano libera come un matrimonio, metterei compresso, così i file sono un po' più leggeri. Sono sempre dei RAW, ma contengono meno informazioni in gamma dinamica, quindi sono più leggeri. Poi c'è il RAW S, M e L, quindi qui cambia il livello di perdita, di compressione. Io non li ho provati, in quanto io scatto e vi consiglio per paesaggio di lavorare solo
ed esclusivamente in RAW non compresso. Così facendo l'R5, come l'R4, sfornerà un file RAW da circa 120 MB, che se poi convertito in TIFF chiaramente aumenta, quello è poco ma sicuro. Quindi abbiamo impostato il nostro file ad altissima qualità, che è un RAW 14 bit, ci tengo a precisarlo, la speranza quest'anno era un po' che aspettavamo l'R5, la speranza anche io speravo tanto che era un file a 16 bit, purtroppo così non è stato, si lavora a 14 bit, ci sono tante altre belle novità, ma purtroppo questa non ancora, è un RAW a 14 bit. Poi rapporto d'aspetto 2 terzi, 4 terzi, 16 noni, 1 a 1, ovviamente scattate dalle foto normali, ovvero a 2 terzi, che è un grande classico. Qui c'è poi la possibilità di impostare il filmato, come vedete l'R5 registra anche a 4K, e 4K 8K, e nel 4K ha una qualità superiore all'R4. Veramente le R sono sempre state macchine per la fotografia, però questa l'hanno veramente resa perfetta anche per i video, un po' per il display che gira così e un po' per il video a 8K, la possibilità di fare 4K a 60 fps e soprattutto un 4K di qualità superiore, cioè l'R4 li fa i video a 4K, ma come qualità sono leggermente inferiori. Ovviamente per registrare video a quelle frequenze ci vogliono anche delle card da almeno 200 euro l'una, che insomma abbiano delle caratteristiche ben precise. Ma torniamo alla fotografia, in quanto il campo video non è il mio. Poi impostazione film, anche qui abbiamo delle modalità dove si può andare a decidere sia la qualità, vedete si va anche a 10 bit, in questo caso la R4 a 10 bit non ci arrivava, ma parliamo sempre dei video, infatti io ne ho parlato, ho detto due parole così, ma vorrei andare oltre perché non è il mio lavoro fare video con questa fotocamera. Poi il famoso crop sul sensore, io me lo sono messo nel menu veloce, ma ci si può arrivare anche di qua, APS-C 35, se si attiva si va a croppare sul sensore, cioè ti fa uno zoom, ovviamente la foto diventa più piccola, quindi non è una foto da 60 megapixel, ma mi pare che in questa macchina diventa da o 26 o 30 megapixel, quindi diciamo che si dimezza un po' la risoluzione. Ovviamente di default tenetelo disattivato, si può attivare di qua. Poi esposizione lunga NR è la vecchia riduzione del rumore, cioè se fate un bulb superiore ai 30 secondi la macchina surriscalda e produce gli 8 pixel. Ora chi ha il mio pannellino MB Panel V5 o V6, avendo la riduzione del disturbo nel pannello, lo può fare direttamente da lì con l'algoritmo di Dennis in un attimo a casa, senza perdere tempo toglierà gli 8 pixel. Ovviamente chi non ha il mio software lo deve fare in macchina, attivando questa voce la macchina farà un secondo scatto chiamato Dark Frame, questo scatto durerà altrettanto tempo, quindi se lo scatto che avete fatto è un bulb di 2 minuti, la riduzione poi durerà altri 2 minuti. Vedete voi se avete voglia di farlo oppure no, io lo consiglio di farlo sulle foto superiori ai 30 secondi. Nella normalità, nella quotidianità e nelle foto da 10, 20, 30 secondi consiglio di tenerlo spento. Chi ha il mio pannellino lo tiene sempre spento e taglia la testa al toro. Poi andando avanti abbiamo ISO Alt NR, questo è molto interessante perché chi scatta in JPEG magari può anche dire ok, alzo l'ISO, ho rumore, attivo questa roba, è una sorta di luminanza che lavora in macchina per ridurre il rumore. Chi scatta in RAW deve sempre solo tenerlo disattivato. Poi abbiamo lo spazio colore, Adobe RGB, sRGB, MMO, io quando leggo questa scelta mi viene sempre il latte alle ginocchia, come si dice qui a Spezia, insomma è RAW, il RAW non contiene profilo colore, quindi io consiglio in ogni caso di tenere sRGB, così che se scattate volete vedere velocemente il file, passarvelo un attimo sul telefono, condividerlo in wifi, almeno è nel profilo giusto, perché sul web non si lavora in Adobe, si lavora in sRGB, quindi in macchina perlomeno vi vedete la foto in sRGB, tanto il RAW non ha alcun profilo colore e lo decidete poi a casa, se lavorare in Adobe, se lavorare in Profoto o in sRGB. Io lavoro in sRGB e vi consiglio di lavorare in sRGB, poi fate un po' come volete. Compensazione obiettivo, c'è la possibilità di attivare e attivare queste voci di compensazione dell'aberrazione cromatica, distorsione obiettivo, vignettatura, che ora la chiamano ombreggiatura, ma è la vignettatura, disattivate tutto, scattate in RAW senza manipolare il file, non dovete fare niente.
anche perché poi queste correzioni le facciamo a casa in Camera Raw o in Lightroom in base al software che utilizzate. Poi formatta è per formattare le card, io dopo ogni viaggio, dopo ogni lavoro mi metto qua, formatto lo slot 1, ad esempio adesso lo devo fare, quindi basta fare così, in missione ti formatta la prima card, poi andiamo avanti, torniamo nel menu, formatta e formatta anche la seconda, quindi dando in missione lui ti va a formattare le card. Fatelo ogni tanto, fatelo, perché sennò poi oltre ad avere delle card piene, anche per pulire un po' il database, è comunque una buona norma, occhio a non cancellare le foto non salvate sul computer, però ogni tanto andrebbe fatto. Poi, questa voce qui serve per andare a decidere che cosa memorizzare nelle vostre card. Così come io l'ho impostata, io ho due card, lateralmente inserisco due SD identiche da 128 giga, io qui dentro una macchina del genere meno di 128 non ve lo consiglio, quindi Sony classe G ultra veloci, quelle che più o meno vengono 200-220 euro l'una, possibilmente Sony Taug che sono quelle gialle che sono indistruttibili, e infatti di quelle ne basterebbe anche una alla volta, però io ne ho due, meglio, che così almeno non perdo nulla. Registrazione simultanea, cioè vuol dire che sia se fate foto sia se fate video i file vengono registrati in maniera simultanea su entrambe le card, quindi se io ora faccio una foto, la stessa foto o lo stesso video viene memorizzato in entrambe le card in modalità di backup, così non perdo nulla. Il problema delle card che si bruciano, ragazzi, non è una cosa che succede sul campo in viaggio, è una cosa che succede a casa, eh? Quando una SD card si brucia, solitamente lo sapete quando si brucia? Quando la collegate al computer. C'è un calo di tensione, il lettore esterno USB è di merda, è un lettore da 4 soldi. Infatti, per leggere le card di questa macchina, io vi consiglio di comprare e di acquistare l'adattatore Sony, che è l'adattatore apposta per leggere questo tipo di card. Non si deve collegare al lettore generico del computer o a quelli da 20 euro che avete preso su Amazon. Deve essere il lettore Sony originale. Poi, questa voce qui tenetela pure disattivata. Io ce l'ho disattivata, ma voi potete attivarla e vi spiego cosa fa. Se voi avete due card inserite nella macchina e non avete messo la registrazione simultanea, questa voce qui si attiva quando una scheda si riempie, automaticamente ti va poi a registrare i file nella seconda scheda che avrà ancora spazio. Però se si ha le schede inserite in questo modo è inutile attivarla, perché tanto se si riempiono si riempiono insieme, è difficile che una si riempia e una no, fai la registrazione simultanea e quindi è inutile attivarla. Poi qui ritroviamo un altro passaggio, intanto Penny entra nel video e vuole far parte del tutorial. Qui abbiamo di nuovo una rapida shortcut, chiamiamola, per andare di nuovo a dire che tipo di RAW e che tipo di qualità vuoi, ma è il solito menu che vedevamo prima. E poi andiamo avanti. Abbiamo recupero DB immagine, slot 1, slot 2. Riguarda, diciamo, il database, tu nella solita card SD puoi avere scattato anche con un'altra fotocamera o puoi aver inserito dei file direttamente dal computer, quindi dei file che non sono stati prodotti con Sony. Quindi Sony potrebbe avere dei problemi di database e non riuscire, e infatti di solito non ti vede, questo tipo di file all'interno della fotocamera. Però chi se ne frega, perché tanto noi qui ci vogliamo vedere le foto che abbiamo scattato, quindi il problema diciamo che non sussiste. Poi visualizza spazio supporto, ti dice che scattando in questo modo con il RAW con questa qualità ti fa 890 immagini ancora, oppure un filmato registrato in 4K con queste impostazioni ti fa 2 ore e 31 di video. Quindi è una cosa che è un po' una lettura, diciamo. Andando avanti, poi abbiamo impostazione file cartella, qui possiamo decidere come chiamare i file, io l'ho lasciati di default DSC e poi li andrà a numerare. Ad esempio Andrea Leone nella sua fotocamera ci ha messo che i file si chiamano Andrea Leone 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Quindi puoi andare a personalizzare un po' come ti pare i tuoi file RAW. Poi anche fare delle cartelle, ma diciamo che è più una personalizzazione che non riguarda l'utilizzo quotidiano normale della fotocamera, e soprattutto non ce ne frega niente se parliamo di paesaggio. Vedete che possiamo veramente andare a personalizzare anche la memorizzazione totale delle nostre foto all'interno della card. Poi andando avanti con menu, cliccando menu si torna sempre indietro, abbiamo anche la possibilità di creare delle cartelle noi, nuova cartella.
informazioni di IPTC. Questa applicazione consente di creare metadati IPTC e di esportarli in una scheda di memoria, registrando le informazioni esportate nella fotocamera. È possibile applicare i metadati IPTC delle immagini quando vengono riprese. Questo a leggere il menu Sony, ovviamente sono cose che a noi non riguardano. Poi informazioni copyright, quindi questo è una cosa che esula dalla nominazione dei file, quindi tu i file puoi anche nominarli in maniera normale, chiamandolo, non so, DSC001, ma poi nei dati exif del file andare nel copyright ad attivare questa voce mettendo il nome del fotografo all'interno dei dati exif. Quindi il file si chiama in maniera normale, ma poi all'interno dei dati exif c'è il copyright con il nome del proprietario della fotocamera. Scrivere numero in serie assolutamente sì, attiva, così poi ti andrà a numerare i file, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, eccetera. Questa numerazione dei file nel corso della vita della fotocamera può essere anche resettato, quindi uno che ti vende la fotocamera può anche vendertela facendoti vedere che la macchina ha fatto 100 foto, ma il modo per sgamarla c'è, perché da Photoshop, se tu apri il file, c'è un modo per andare a vedere i reali scatti di quella fotocamera. Quindi anche se uno poi fa il furbo e ti resetta il numero di serie che memorizza tutti i giorni la fotocamera, il modo per vederlo comunque rimane. Poi qui abbiamo memorizza impostazioni di ripresa, è un menu dove tu ti puoi personalizzare un metodo di scatto tuo, dove magari, non so, nella memoria 1 decidi di attivare lo stabilizzatore, priorità di diaframma, autofocus continuo, nella memoria 2 lavori in manuale con il fuoco manuale, i tempi ISO diaframmi te li decidi te, nella memoria 3 invece, non so, fai avifauna, ti metti gli ISO automatici, priorità di diaframmi con un tempo minimo di scatto di 1/500. Sto facendo degli esempi, però anche in questo caso non ne parliamo, perché parliamo di quello che è il menu base, altrimenti ci vorrebbero ore e ore di video. Io comunque il menu di personalizzazione di questo tipo qua non lo uso, io lavoro o in manuale o in priorità di diaframma e mi gestisco manualmente tutto ogni volta, perché non mi fido degli automatismi. La volta che incominci a prendere l'abitudine, essere pigro e usare gli automatismi, poi non guardi più niente e dai per scontato tutto. Poi ti ritrovi lo stabilizzatore acceso e non doveva, ti ritrovi il crop sul sensore e non doveva, ti ritrovi gli ISO che si alzano quando dovevano stare a 100 e non va bene. Quindi io, sia di post produzione che in fase di scatto, mi piace lavorare in maniera più manuale possibile, dove devo vedere tutte le volte ogni voce, perché facendo così sono sicuro che non sbaglio. Poi seleziona supporto, slot 1, slot 2, ma noi usiamo tutti e due, perché tu, volendo, se registravi le foto solo in una card, decidevi se prima lo slot 1 o se prima lo slot 2. Poi abbiamo reg, imp, rip personalizzate, dove è possibile registrare anticipatamente le impostazioni di ripresa, come l'esposizione, l'impostazione della messa a fuoco, il modo di avanzamento, eccetera, su un tasto personalizzato e richiamarle temporaneamente mantenendo premuto tale tasto. Quindi un po' quello che dicevamo prima nel menu precedente, e la modalità proprio di poter personalizzare tutto quello che vogliamo. Poi, e io qui non ho fatto nulla, modo avanzamento è il metodo di scatto, che è questo, che praticamente dal menu di scatto ci entri anche così, andando a sinistra col joystick. Quindi o mentre scatti vai a sinistra col joystick, oppure dal menu lo trovi qua, ma è la stessa cosa, dove hai scatto singolo, grafica, ritardato, bracketing, eccetera eccetera. Poi impostazione bracketing, qui fondamentale, appena comprate la macchina venite subito qui ad attivare lo scatto ritardato di almeno 2 secondi, che nel caso di teleobiettivo consiglio di mettere almeno a 5, perché di default questo è disattivato. Vuol dire che quando stai facendo il bracketing sul tempo non scatta subito quando premi il bottone, ma partirà dopo 2 o 5 secondi in base a quello che tu hai messo. Ordinamento bracketing, io non lo so perché, per me è follia, ma tutte le fotocamere Sony, Nikon, Canon del mondo ti fanno 0, meno e più. Vuol dire che prima ti fanno quelle intermedie, poi quelle buie e poi quelle più luminose. E questa è un'impostazione di default sbagliatissima, perché è meglio un ordine più naturale delle cose, ovvero partire da quelle più buie e piano piano andando verso quelle più luminose, quindi mettete così. Poi impostazione esposizione FOREMS FCO, vai anche qui a decidere di vedere da 0 a più. Poi esposizione uniforme attiva, intervallo di ripresa più corto, e questa voce qua ovviamente cartella corrente, perché se andate a smanecchiare qui dentro
i bracketing poi ve li metto in una cartella a parte, almeno i file così saranno tutti assieme. Poi andando avanti abbiamo funzione ripresa intervallata, bellissima funzione perché ci permette di fare un bello start trail senza il telecomando esterno, fighissimo. Sia per i time lapse che per lo start trail potete utilizzare questa funzione, quindi non c'è bisogno di collegare niente, tu vieni qua, attivi, ovviamente devi attivarlo, poi tempo avvio alla ripresa, questo è il ritardo iniziale, cioè vuoi che inizia subito o vuoi che inizia tra un po'. Intervallo di ripresa è l'intervallo di attesa che c'è tra uno scatto e l'altro. Io nel caso di uno start trail consiglio di mettere uno, nel caso di un timelapse allora lì è diverso perché magari poi decidete voi se mettere 5 secondi, un minuto, vedete voi in base al lavoro che dovete fare, ma per lo start trail sicuramente un secondo, non di più. Numero di scatti, ovviamente per uno start trail andremo a impostare 200-220, quello che ci serve. Nel caso di un timelapse ce ne possono volere anche 1000-1500, lì poi dipende anche dalla card, perché poi la card a un certo punto, occhio, perché si riempie. Io ricordo che ero a Porto Venere, facevo il timelapse e lì per lì ho pensato, cazzo, ma se scatto in RAW mi fa 400 foto non riesco mica a finirlo. Allora cosa ho fatto? Ho messo JPEG, così ce ne stavano più di 1000, tanto il timelapse cosa me ne frega di farlo in RAW, l'ho fatto in JPEG e ne ho fatte un casino così. Quindi a volte cambiare anche il tipo di file per renderlo più leggero, così fai più scatti. Pensatelo quando fate i timelapse, perché non potete scattare dei RAW a 120 MB in un timelapse. Quante foto fate? 4 o 5 per dire, no? Ne fai poche. Poi, funzione multi sparse pixel, questa qua è quella cosa che Olympus chiama pixel shift. Olympus è proprietario di questa cosa, ma la figata di Olympus è che te lo fa in macchina. La cosa che ritengo inutile di Sony è che non te lo fa in macchina, te lo fa a casa. E allora se mi devo rompere i coglioni a casa, fanculo e non me ne frega niente di usarlo. Questa voce praticamente ti va a fare più scatti, poi a casa tramite software Sony, quindi non è che lo fai con Photoshop, lo devi fare col software Sony, ti rimette insieme questi file e ti aumenta i megapixel. In questo caso si andrebbe oltre 200 megapixel. Lo si fa magari se si va a fare una stampa gigantesca, lo si fa se si vuole una volta ogni tanto fare una foto particolare da 200 e passa megapixel, però diciamo che nel quotidiano io non l'ho mai usata e non vi consiglio neanche di utilizzarla. Sarebbe bello se un giorno Sony rendesse disponibile questa cosa subito, fruibile in macchina, cioè Olympus ti fa la foto anziché da 20 megapixel da 50, ma te lo fa in macchina, ti fa 4 scatti e te li mette insieme. Oltretutto facendo questo ti perdi anche il rumore, perché ti va a unire 4 scatti diversi. Invece Sony ti fa gli scatti e basta, te li devi fondere a casa. E allora per me è come non avercela questa funzione qua. Poi vedete voi. Impostazione modo seal, modo silenzioso, si può attivare, non ti fa rumore. Beh, il modo silenzioso quando è che può essere comodo? Magari sei in chiesa, sì che queste mirrorless praticamente scatole non fanno rumore, non c'è lo specchio che fa clack, quindi diciamo che non è un grosso problema. Però se vogliamo scattare in maniera ancora più silenziosa si va ad attivare questa voce e non fa alcun rumore. Poi impostazione, funzione, destinazione, sono tutte voci che riguardano sempre il modo silenzioso. Questa ad esempio quando si riprende con un obiettivo compatibile, perché se l'obiettivo ovviamente è adattato non è valida la cosa, deve essere Sony originale, è possibile ridurre il suono di azionamento dell'apertura, parliamo del diaframma. Poi scatto con Alim Dis disattivato, qua è praticamente una voce che se la funzione antipolvere è attivata, quando la fotocamera viene spenta si sente un suono di scatto, ma sono tutte cazzate, lasciate disattivato. Mappa pixel auto disattivato, la mappa pixel auto se attiva i suoni dell'otturatore potrebbero occasionalmente essere uditi quando l'alimentazione è disattivata, non si tratta di un malfunzionamento, lasciate tutto spento di default, non serve a un cazzo. Poi torniamo indietro, scatta senza obiettivo da abilitare, questo è fondamentale perché se usate come me degli obiettivi Voiland, obiettivi Leica adattati, questi non hanno il chip di comunicazione, la macchina non scatta, non scatterà mai, la foto non ti viene, quindi questa impostazione che di default è disabilitata la dovete abilitare. Scatta senza scheda, ecco questa magari è una cosa che è meglio tenere spento perché minchia, non metti le card, questa scatta e tu sei tranquillo, sì che te ne accorgi quando non metti le card, però
se magari uno lo disabilita è meglio, perché se la card non c'è o è piena la macchina non scatta. Poi impostazione anti-flick è più una cosa magari per chi fa video, sapete che ci sono le luci a LED solitamente, ma anche quelle a neon hanno una sorta di frequenza, non è una luce veramente fissa, è fissa ai nostri occhi, ma nel video a volte sfarfalla e quindi c'è la possibilità di togliere questo difetto, ma riguarda i video più che altro, non certo la fotografia. Steady Shot maledetto, che di default è attivo, questo è lo stabilizzatore a 5 assi del sensore, e rischiate il micromosso poi sul cavalletto quando fate paesaggio, quindi Steady Shot disattivatelo sempre. Lo Steady Shot è molto utile per chi fa video, perché vi stabilizza veramente, il sensore Sony è stabilizzato da paura. Io infatti avevo preso il gimbal per fare della DJI, per fare un po' qualche video così, ma non ne ho mai avuto veramente bisogno, perché se attivate lo Steady Shot nei video è la mano di Dio, veramente fighissimo. Poi quando voi lo attivate potete anche decidere se mettere automatico oppure manualmente andare a decidere quale focale avete messo. Questo ve lo dico perché se l'obiettivo è Sony ed è moderno ed è digitale non c'è problema, perché mettete automatico, lo vede lui se ha un 50 mm, un 35, quello che è. Ma se voi avete montato un obiettivo Leica, un obiettivo adattato che non ha il chip, non ha un cazzo, dovete dirgli che magari è un 50 mm, perché lui non può saperlo, e andate a mettere 50 mm o quello che serve. Io rimetto automatico e lo disattivo, perché non lo attivo praticamente mai. Poi andiamo avanti, registrazione Steady Shot e focale è quello che abbiamo visto, che abbiamo appena spento, quindi andiamo giù ancora. Idem poi lo zoom, perché volendo tu poi puoi fare anche degli zoom digitali attraverso la fotocamera, però vedete che se vai a spegnere lo stabilizzatore si spegne tutto. Cioè, cosa vuol dire? Che se tu per caso hai fatto il crop sul sensore e stai utilizzando quel 50 mm come se fosse un obiettivo più lungo, tu poi vai a smanecchiare anche quelle impostazioni. Tasto per VR zoom, perché qui tu puoi sempre decidere, sempre roba di video, quindi se vuoi lavorare con zoom nel video e magari dedicare un tasto eccetera, ma roba che io non ho mai utilizzato, cioè ve ne parlo ma non ne ho mai avuto bisogno. Idem poi il tipo di velocità, ma non, cioè, la chiudiamo qui perché è una roba che non mi compete. Poi vis linea griglia attivata, perché questa qua è la griglia che vi fa vedere nella view la regola dei terzi. Questa è una cosa che le vecchie Nikon non hanno mai avuto, perché loro avevano la griglia dei quadrati, ma noi abbiamo la griglia dei terzi. Quindi mettendo questo a vedere la griglia dei terzi. Tornando qui, nella voce Imp Vis Live View, abbiamo poi visualizzazione Live View, effetto impostato attivo, questo vi consiglio di lasciarlo così, cioè vuol dire che la macchina vi fa vedere il più possibile, in tempo reale, quello che diciamo sarà la foto, però non è sempre possibile, dico così perché di notte cosa cazzo vuoi che ti fa vedere? La Via Lattea a 20 secondi ISO 1600, vedrai nero, vedrai a malapena qualcosa, quindi diciamo che di giorno sì, ti fa vedere qualcosina, però effetto esposizione, impostazione esposizione e flash, ma questo riguarda per chi fa le foto con flash a mano libera, noi il flash non lo utilizziamo e quindi fanculo. Limite Inf Frec Fot attiva, e questa voce qui imposta se impedire o meno che la frequenza fotogrammi di Live View diventi troppo alta. Attiva disattiva, se si attiva la frequenza dei fotogrammi del Live View non sarà rallentata anche quando si riprende in un luogo buio, cioè quando scatta un po', no? Quindi è un po' una cosa che va oltre a quello che la macchina può vedere, alzerà gli ISO a manetta, vi farà vedere anche qualcosa di molto rumoroso, ma diciamo che poi nell'uso fotografico può anche scattare, anzi io a volte preferirei che scattasse un po' di più, ma che ci facesse vedere il Live View un po' meglio. Infatti se questa voce qua la disattiviamo per uso fotografico, secondo me è sicuramente meglio. E fa vedere una foto un po' più fluida, ma poi alla fine fluida non è, perché vedi un sacco di rumore, quindi fa schifo. Poi andiamo avanti, ah bellissimo, questa è una delle migliorie, delle grandi novità di queste ultime macchine uscite, comprese le R5, questa ce l'ha la Sony A7 IV, liscia, ce l'ha le R5, ce l'hanno anche la 9.2 e la 1, impostazione timer bulb, ah che meraviglia, la possibilità di andare oltre 30 secondi, quindi in un bulb dove noi decidiamo veramente come farlo,
da 90, da 190, da 200, da 200 secondi, lo si decide di qua senza l'utilizzo di alcun telecomando o telefono da collegare. Bellissima questa cosa, veramente bellissima. Ad esempio, io di default uso sempre il 60, quindi io qui metto 60. Poi cosa faccio? Quando vado a scattare, che lavoro in manuale, vedete il tempo, no? Vado a mettere 30 secondi, state a vedere, dopo 30 secondi entra il bulb, ovviamente la modalità di scatto deve essere messa in manuale e bisogna disattivare le riprese intervallate che abbiamo attivato un attimo fa, che era quella dello start trail. Riprese intervallata, torniamo indietro, disattiviamola, quindi a questo punto sarebbe partito lo start trail. 30 secondi, bulb 60, quindi dopo 30 secondi vai avanti e ti dà il bulb. Quindi il bulb lo vai a decidere da qua, quindi dal menu vai giù, vai dove c'è il bulb, eccolo qui, quindi timer bulb attivo, se no si può anche spegnere, se metti disattivo sparisce, 60 secondi, quindi io tutte le volte che vado oltre 30 secondi troverò 60. 60 non mi va bene, ne voglio 90, vengo qua, metto 90, vado per scattare, 30 secondi, boom, bulb 90. 60 è quello più utilizzato da me. Però se uno se lo vuole allungare o se lo vuole personalizzare, lo può sempre fare e ripristiniamo 60. Poi andando avanti abbiamo l'ISO, ovviamente questo è l'ISO della fotocamera, che io vi consiglio di lavorare prevalentemente ISO 100, ma nel caso che volete alzarlo venite qui, o nel caso che volete mettere un ISO automatico, perché ad esempio nel matrimonio, nel reportage a mano libera, si lavora tutto il giorno in ISO automatico, quindi venendo qua gli dai un minimo che è ISO 100 e un massimo che in questo caso può essere ISO 1600 o di più o di meno a seconda di quello che volete fare. Ma nel paesaggio ritorniamo a noi e mettiamo ISO 100. Poi questa è un'altra bella cosa che si può impostare, il minimo e il massimo del range di ISO che la fotocamera ti può far vedere. Quindi te puoi anche dirgli, guarda, lo so Sony che tu arrivi volendo a 102.000 ISO, ma a me non me ne frega un cazzo e io più di 3.200 non ne voglio vedere mai da nessuna parte, quindi anche 50 io posso dirgli, ma a me a 50 non me ne frega niente di andarci perché non sono gli ISO nativi e hai un po' di rumore elettronico, quindi mi lavori in un range sempre, ma sempre sempre, che tu minimo minimo mi fai vedere ISO 100, massimo ISO 3200. Può essere utile perché ti mette una strada un po' più determinata e eviti di sbagliare, però diciamo che si può anche lasciare di default è 50 che è il minimo minimo e il massimo che era, rimettiamo come di default, 102.000. io a volte ci posso anche andare a 100.000, ma per fare delle foto al buio totale, cioè quando tu arrivi al buio, ma parlo proprio di buio, dove non vedi veramente un cazzo, io faccio una foto di prova di mezzo secondo a ISO 100.000. con ISO 100.000 fai una foto veloce, vedi qualcosa, vedi del rumore, ma vedi qualcosa. Così almeno non devi aspettare 30 secondi, ti fai la composizione scattando delle foto veloci alla cieca con gli ISO alti. Quando poi ti sei fatto la composizione scattando quelle 3, 4, 5 foto, rimetti a posto gli ISO e scatti poi a 30 secondi, bulb, quello che sarà. Poi, un'altra cosa fighissima è questa modalità qua, però metto priorità di diaframma altrimenti non ce la fa vedere perché il manuale non lavora, infatti era spenta. ISO auto min vo. Allora qui è il minimo tempo di scatto, cioè cosa vuol dire? Che se tu lavori a mano libera e fai un reportage, no? Hai paura di andare con dei tempi troppo lenti e di avere le foto mosse. Quindi tu cosa gli dai? Gli dai gli ISO automatici, tipo facciamo matrimonio. Allora, ISO automatico, minimo 100, massimo 3200. Poi cosa faccio? Vengo anche qua e gli dico, oh, meno di 1 fratto 125 non ci andare, se no mi vengono le foto mosse. Oppure anche 1 fratto 250. Cioè questo è il tempo minimo di scatto sotto al quale la macchina non deve andare mai. Quindi se tu vai fuori e c'è il sole, la macchina in questa simulazione che stiamo facendo andrà a ISO 100 perché c'è il sole e scatterà con tempi velocissimi, 1.4000, 1.2000, quello che determinerà lei in priorità di diaframma chiaramente. Quando entri in chiesa, prima cosa che fa, alza gli ISO, quindi andrai subito magari a ISO 800, ISO 1600. I tempi scenderanno, ma impostando questa cosa qui, non scenderanno mai sotto 1 fratto 125 o 1 fratto 250 in base a quello che avete messo. Allora, per situazioni un po' più, di, non dico sport, ma
dove le persone camminano, si muovono. Io dico 1:250 come tempo di sicurezza, anche quando usate focali un po' più lunghi. Se invece siete in chiesa, lì non potete fare come vi pare, perché se la chiesa è buia e dovete andare anche giù con i tempi. Io in chiesa a volte ho scattato anche a 1:60, ma a 1:60 ci vuole veramente la mano ferma e lo stabilizzatore attivo. Una buona via di mezzo per uno che ha una full frame performante come una Sony di queste potrebbe essere una cosa giusta, 1:125. Poi andiamo avanti. Compensazione dell'esposizione, che è quella che abbiamo qui, più buio, più luminoso, ma ce l'abbiamo anche dal menu FN quando stiamo scattando e ha questa voce qui, quindi la trovate in due posti, la trovate nel menu come me lo sono impostato io e la trovate altrimenti lì, quindi la compensazione dell'esposizione che era qua indietro. Poi passo esposizione. Questo alcuni a volte smanecchiano e mettono 0,5, avrete poi i tempi e i diaframmi che non sono quelli che siamo abituati a vedere tutti i giorni, quindi lasciate sempre 0,3 EV e non toccatelo mai. Poi abbiamo rettifica STD esposizione, questa funzione regola lo standard dell'esposizione ottimale, generalmente la rettifica non è necessaria regolare, ok. Beh, diciamo che vai un pochettino a rendere più luminosa o più buia una certa lettura di esposizione in base ai vari metodi di misurazione, ma lasciate stare, per l'amor di Dio, non andate a scasinare questa roba qui, che poi le foto non vengono come devono, ma soprattutto sono menu per i più esperti che si vanno a personalizzare veramente ogni minima cosa. Poi andando avanti abbiamo modalità modo MIS ESP Multipla, che è quello che vedevamo anche prima, no? Che io ce l'ho nel menu rapido, questo nel menu principale, è la lettura dell'esposizione e del bilanciamento del bianco. Cioè, messo così su multiplo, che come dicevo prima è il vecchio Matrix di Nikon, lui ti fa sempre la media di tutto il fotogramma. Non c'è niente di meglio, soprattutto nel paesaggio. Questo riguarda sia la lettura dell'esposizione, sia il bilanciamento del bianco. Quindi anche quando lavorate in manuale, è vero che in manuale l'esposizione la fate voi, ma il bilanciamento del bianco automatico lo fa lei, quindi è sempre riguardante esposizione e bilanciamento del bianco. Poi, Visi MIS ES Multi attivo, imposta se la fotocamera misuri la luminosità in base ai volti rilevati quando l'impostazione di foto video modo MIS ESP è multipla. E la fotocamera in attivo misura la luminosità in base ai visi rilevati, quindi se fai un ritratto a una persona. Se disattivato, la fotocamera misura la luminosità usando l'impostazione multipla, senza il rilevamento dei visi. Allora, diciamo che se si fa solo paesaggio si può anche disattivare, però se la tieni attiva va bene lo stesso, perché tanto se fai paesaggio ti fai il Matrix e via. Se invece da un paesaggio magari ti giri un attimo a fare ritratto alla tua compagna o al tuo compagno, lui comunque, se è attivo, poi ti fa la misurazione sul volto, quindi è un po' un Matrix intelligente che va eventualmente a fare una misurazione sul volto nel qual caso l'intelligenza artificiale rileva che stai facendo il ritratto. PTO di Espo Spot centro, mettiamo sempre centro, e AL con otturatore automatico. Beh, anche qui questa è una cosa che c'è sempre stata nelle fotocamere, si può andare a personalizzare. Imposta se fissare l'esposizione quando si preme a metà corsa il pulsante di scatto. Questa funzione è utile se si desidera regolare separatamente la messa a fuoco e l'esposizione. Io lo lascio di default, cioè quando io premo leggermente a metà corsa il bottone di scatto, lui mi fa messa a fuoco, misurazione dell'esposizione, misurazione del bilanciamento del bianco. Io lavoro così, poi ognuno se la fa come vuole. C'è gente che mette a fuoco cliccando qua e qua scatta, c'è gente che blocca. Io lavoro in maniera normale, non mi piace andare a cambiare più di tanto quello che è la fotocamera di default. Poi abbiamo, andando giù, modo flash, flash forzato, lento, seconda tendina, cioè il flash che va a sparare dopo la foto. Cioè seconda tendina vuol dire che se fai la foto di 30 secondi, lui ti fa prima la foto da 30 secondi, quando chiude la seconda tendina che lo scatto è terminato, spara il flash. Invece in maniera normale ti fa prima il flash e poi la foto. Diciamo che se scatti foto veloci non cambia assolutamente niente, cambia se fai delle lunghe esposizioni con flash, ma noi flash non ne utilizziamo e quindi
No, ma poi io c'ho un po' le mie idee, cioè in un matrimonio io il flash non lo uso mai, non lo usavo mai quando ne facevo, perché disturbi. Poi il flash, finché non vedi la foto pronta, non sai mai se è duro, se dà fastidio, se esalta la pelle sudata della persona. Io il flash non l'ho mai consigliato, almeno che non fai delle foto in un locale, discoteca, locale, festa, allora lì magari il flash lo metti, però magari, come fa vedere anche il buon Leone, metti un diffusore, metti o il flash che spara dietro o una campana ovattata bianca che magari ti ammorbidisce la luce, ma quella è un'altra, è un altro mondo, sono altre cose, io non vi parlerò di luce del flash. Compensazione flash, aumenti di più o di meno la luce, tante volte compri dei flash non originali che fanno, più che altro è quello il problema, flash non originale Yongnuo di merda, risparmi, però è troppo forte. Allora vieni qua e gli dai un meno 2 magari, perché il flash ha una luce troppo forte, ma se comprate il Sony, Sony è perfetto, problemi i flash Sony originali non ne hanno. Imp, comp, esp, imposta se applicare il valore di compensazione dell'esposizione per controllare sia la luce del flash che la luce ambientale, o solo la luce ambientale, solo ambiente o ambiente più flash. Beh, diciamo che, ripeto, non usiamo il flash quindi non ce ne frega niente. Flash senza fili, disattivato, riduzione occhi rossi, però diciamo che un po' il problema degli occhi rossi è un problema che era in passato, nella fotografia, nei vecchi flash. È difficile oggi che nella foto vengano gli occhi rossi, comunque c'è la possibilità di attivare anche questa funzione. L'occhio rosso viene perché all'interno dell'occhio umano, per protezione, quando l'occhio umano vede il flash, butta fuori sto liquido rosso e quindi si vede nella foto, però diciamo che non è più una roba che rimane in foto nel digitale di oggi. Impostazione flash esterno, ovviamente se hai un flash comandato da in remoto senza fili da qualche parte. Reg, imp, rip, flash, sempre roba che riguarda il flash, perché anche qui possiamo decidere che tempi usare attraverso il flash. Ad esempio c'è una cosa che si chiama, ma non riguarda il nostro genere, HSS, che è l'High Speed Sync, che ti permette di andare a scattare con flash anche foto da 1:4000, perché non è così scontato che quando monti il flash poi fai quello che ti pare. Vabbè, comunque tutta roba che riguarda il flash che a noi non ce ne frega niente. Bilanciamento del bianco, che anche questo è quello che vediamo nel mio menu rapido, lo troviamo anche qua, AVB automatico, non mettete mai altra cosa. Impostazione priorità in AVB e qui diciamo che lasciate standard, potete anche decidere se dare un'altra priorità, io non andrei a smanecchiare, anche perché oggi Sony fa veramente bene il bilanciamento del bianco e non abbiamo neanche più dominante come nel passato. Nikon e le vecchie Sony avevano un po' quella dominante verde, oggi non ce l'abbiamo più, regolano un bilanciamento del bianco direi perfetto, salvo rari casi particolari chiaramente. Poi abbiamo block AVB otturatore, è possibile impostare se bloccare o meno il bilanciamento del bianco premendo il pulsante di scatto quando l'impostazione foto video bilanciamento del bianco è automatico o sott'acqua, ma automatico diciamo. Questa funzione impedisce cambiamenti accidentali del bilanciamento del bianco durante la ripresa continua o la ripresa con il pulsante di scatto premuto a metà, ma lasciate disattivato e non vi complicate la vita, diciamo che non ce ne frega niente per chi fa paesaggio. Ottimizzazione gamma dinamica è quello che vi facevo vedere, che io mi sono messo molto comodo nel menu rapido, è quello che se attivato ti fa un po' più luminoso il live view, che altrimenti di notte al buio non si vede un cazzo. Aspetto personale standard, qui c'è la possibilità di personalizzare un po' l'immagine che tu stai guardando, trovo che sia più comodo per i video o per chi magari scatta in JPEG, quindi non certo per noi paesaggisti che scattiamo in RAW, puoi andare a decidere un po' di roba, chiarezza, nitidezza, saturazione, dissolvenza, ombre, alte luci, contrasto, ma per l'amor di Dio scattiamo tutto azzerato, tutto di default, senza alcuna minima variazione, idem il profilo foto, questo è più una cosa che riguarda i video, per i colori, la gamma dinamica, i contrasti che possiamo avere in un video che andiamo a registrare, ma di video qui non ne parliamo, lasciamo disattivato e andiamo avanti. Effetto pelle morbida, disattivato anche quello, ma non riguarda il paesaggio. Poi vis mot zebrato, bellissimo, perché questo vi fa vedere le luci bruciate, se attivo c'è una zebratura, ve la faccio vedere, ecco, si vede un pochettino qua in alto a destra, è praticamente una zebratura in movimento, questo ce l'hanno anche i droni, che vi fa vedere delle diagonali zebre bianche e nere che sfarfallano, che si muovono, che vi fanno vedere in tempo reale in live view cosa stareste bruciando.
Allora, io una cosa che a volte uso, a volte no, perché mi dà un po' fastidio, quindi io nella mia quotidianità lo tengo su off. Se lo vuoi andare ad attivare, vieni qua, attivi, metti 100 più, è per i video magari, vedi dove stai bruciando, però in una foto tanto lo vedi, fai delle foto di prova, te le riguardi, come sono, sono venute bene, ho bruciato le luci, cioè lo vedi anche da te che comunque la foto è troppo luminosa in certe parti, è un aiuto, ti fa vedere le luci bruciate, io non lo uso quasi mai, lo tengo spento. Poi modalità di messa a fuoco, AF singolo, AF automatico, messa a fuoco manuale a seconda di come vogliamo lavorare. Poi qui abbiamo la possibilità di regolare l'autofocus, se vogliamo dare la priorità all'autofocus o allo scatto o una via di mezzo, enfasi equilibrata è una via di mezzo, in AFS. Poi in AFC ti chiede, in AFC invece cosa vuoi, dare priorità all'autofocus, allo scatto o vuoi una via di mezzo? Una via di mezzo. Sensibilità, inseguimento autofocus standard, si può aumentare e diminuire la sensibilità, lasciate standard. Illuminatore AF automatico è quella lucetta che a volte si accende qua davanti per mettere a fuoco, se la disattivate non si accende mai più, quindi lasciate automatico, che vi aiuta. Ovviamente al buio totale non vi aiuterà, dovrete accendere la vostra torcia da mano o da testa, però è una cosa che comunque c'è. Avanzamento diafra in AF standard, perché qui hai la priorità di messa a fuoco, priorità silenziosa che ora è spenta perché la modalità silenziosa è disattivata, ma lasciate standard che è meglio. AF con P scatto attiva, questa seleziona se mettere a fuoco automaticamente quando si preme a metà il pulsante di scatto. Selezionare disattiva per regolare separatamente la messa a fuoco e l'esposizione. Beh, io le regolo insieme, quindi attiva. Poi FCO MAN DIR CONT disattivato, è possibile effettuare regolazioni precise manualmente dopo aver eseguito la messa a fuoco automatica, e ciò consente di mettere a fuoco un soggetto più rapidamente rispetto a quando si utilizza la messa a fuoco manuale fin dall'inizio. Questo risulta comodo in situazioni quali la ripresa macro. Beh, è disattivato, non ce ne frega niente. Oh, il pre-AF maledetto che una volta era attivo di default, ora finalmente l'hanno disattivato. Il pre-AF è una grande merda, ragazzi, disattivatelo, perché praticamente ti fa la messa a fuoco quando cazzo vuole lei. Te sei lì che ti fai la composizione, ti fai i cazzi tuoi, ti fai altre cose, lui ti muove la messa a fuoco. Vede qualcosa che si muove davanti alla fotocamera, una minima variazione, lui ti va a mettere a fuoco, magari sbaglia e ti va la foto fuori fuoco. Quindi è una roba da disattivare sempre. Non ha utilità alcuna, a mio parere, per AF. Forse nei video, ma di video noi non parliamo, quindi off. Area di messa a fuoco, spot, che è quella che uso io, spot S, perché poi hai S piccolo, M medium, L large. Io uso sempre questa e basta. Nel paesaggio o lavori a manuale, metti a fuoco a mano, o lavori con questa modalità. Tutte le altre sono modalità automatiche, semi-automatiche, inseguimento, tracking 3D. Infatti se andiamo a sinistra e scendiamo abbiamo spot espanso e poi inseguimento. Quindi nel caso che devi seguire un oggetto come, non so, cagnolino che corre in giardino, piuttosto che sei a fare sport, c'è la moto, devi inseguire la moto, però lì esula dal paesaggio, vai a mettere altre modalità. Io lavoro solo in spot S e con questa modalità ho il mio joystickino, vedete che c'è il punto singolo che vado a spostare dove dico io e vado a mettere a fuoco lì, oppure ripeto, lavoro in manuale. Poi LIM, area di messa a fuoco, limita l'area di messa a fuoco. Qua ci sono tutte le modalità, no? Le puoi tutte spegnere, così poi spegnendole nel menu te ne ritrovi solo una o due. Io le ho lasciate attive, attive di default. CB, area AFVO disattivato, modifica la posizione del riquadro di messa a fuoco in base all'orientamento della fotocamera, orizzontale e verticale, l'area di messa a fuoco è fissa. Le impostazioni, disattivato non modifica l'area di messa a fuoco o la posizione del riquadro di messa a fuoco in base all'orientamento della fotocamera, verticale e orizzontale. Punto AF più area AF modifica l'area di messa a fuoco e la posizione del riquadro di messa a fuoco in base all'orientamento della fotocamera, orizzontale e verticale. Disattivato, chi se ne frega. Col fotogramma messa a fuoco bianco, potete mettere o bianco o rosso, io lasciato bianco. Registrazione area AF disattivata,
la registrazione area F va a registrare l'area di messa a fuoco. È possibile spostare temporaneamente il riquadro di messa a fuoco in una posizione preassegnata usando un tasto personalizzato. Questa funzione è utile per la ripresa di scene in cui i movimenti del soggetto sono prevedibili. Ad esempio, nelle scene sportive, con questa funzione è possibile cambiare rapidamente l'area di messa a fuoco in base alla situazione. Chi se ne frega, disattivato. An area AF reg, annullare l'area di messa a fuoco registrata, ok, annulla, perché tu l'hai registrata, la puoi annullare. Cancella auto area AF, cancellazione automatica dell'area di AF, ma chi se ne frega, noi non facciamo nulla di questa roba qui. Visualizza area DUR inseguimento, attiva disattiva, imposta se visualizzare o meno il riquadro per l'area di messa a fuoco quando l'impostazione foto video è inseguimento, disattivata che non ce ne frega niente. Visualizza area AFC attiva, area a rilevamento di fase disattiva. Questa praticamente imposta se visualizzare o meno i punti di messa a fuoco automatica per la F con rilevamento di fase. Dettagli, attiva, disattiva. Attiva, visualizza i punti di messa a fuoco automatica per la F con rilevamento di fase. Disattiva, non visualizza i punti di messa a fuoco automatica per la F con rilevamento di fase. Nota, dice le istruzioni, quando il valore del diaframma F9 o superiore, la F con rilevamento di fase non può essere usata. Il rilevamento fase AF è disponibile soltanto per gli obiettivi compatibili. Se è montato un obiettivo incompatibile non si sarà in grado di usarlo. Quando si usa un adattatore per montaggio obiettivo, bla bla bla, disattivato ragazzi, non state a rompervi i coglioni. Circ PTO messa a fuoco non circola, imposta se consentire che il riquadro di messa a fuoco passi da un'estremità all'altra quando si sposta il riquadro di messa a fuoco. Questa funzione è utile quando si desidera spostare rapidamente il riquadro di messa a fuoco da un'estremità all'altra. La funzione può essere usata quando sono selezionate le seguenti impostazioni per foto, video, area di messa a fuoco. Beh, diciamo che io ho lasciato di default non circola. Qua MOV FOT AF STANDARD imposta la distanza con cui il riquadro di messa a fuoco viene spostato quando l'opzione foto, video, area di messa a fuoco imposta la distanza con cui il riquadro di messa a fuoco viene spostato quando l'opzione foto video area di messa a fuoco è impostata su spot eccetera. È possibile spostare rapidamente il riquadro di messa a fuoco, bla 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 bla. Io ho lasciato stando. Poi andando avanti abbiamo riconoscimento soggetto in AF, attiva se lo vuoi attivare, perché se non te ne frega niente di riconoscere il soggetto lo spegni e basta. Soggetto da riconoscere, umano, volatile, animale, insetto, potete regolare quello che volete. Io non è che ci ho perso molto tempo a vedere sta roba qua, però mi sono accorto che facendo un po' due ritratti a mano libera effettivamente è tutto un altro mondo rispetto all'R4, e già l'R4 è una macchina eccellente. Questa secondo me sbagliare la messa a fuoco è follia, perché minchia, anche prima il video che avete visto all'inizio dove mi si vede a me l'ho fatto con l'R5, quello in AF continuo, praticamente io mi avvicinavo, ho fatto delle prove, mi avvicinavo all'obiettivo, ma quello mi puntava sempre l'occhio, mi riconosceva e teneva la messa a fuoco costantemente proprio fissa sull'occhio, veramente fantastico. Non ho mai visto una messa a fuoco così performante. Poi torniamo a noi. Questa voce qui invece puoi spegnere, umano, cioè puoi anche togliere dal menu qualcosa se non te ne frega niente e ne vuoi vedere di meno. Selezionare occhio destro o sinistro, guardate che roba, addirittura anche l'occhio automatico, mettete automatico che è meglio. Vis fot ric sog imposta se visualizzare il riquadro di riconoscimento del soggetto quando i visi o gli occhi vengono riconosciuti, disattivato. Poi registrazione visi, perché qua tu puoi anche registrare, ma veramente vi dà di quelle impostazioni che non mi viene neanche in mente sinceramente la situazione in cui mi può venire in mente di venire qui a usare sta roba, però è veramente completissimo come me. Priorità visi registrati, addirittura, perché puoi anche registrare più visi. Poi ing mess fc in mf, questa ingrandisce automaticamente l'immagine sullo schermo
per rendere più facile la messa a fuoco manuale. Ciò funziona nella messa a fuoco manuale o nella ripresa con messa a fuoco manuale diretta. Praticamente quando tu metti MF che vai a girare la ghiera, lui ti attiva uno zoom digitale, utilissimo. Ingrandimento messa a fuoco, eccolo qua, che sarebbe lo zoom, quindi vai a vedere quant'è questo ingrandimento. Poi andiamo avanti, abbiamo TEM ING MS FCO, nessun limite. Imposta la durata per cui un'immagine deve essere ingrandita usando la funzione ING MES FC in MF. Quindi vai a decidere se tenerla per 2-5 secondi o nessun limite. Nessun limite, perché finché giro te me la devi zoomare, poi sono io che dico basta zoom. Poi messa a fuoco iniziale 1x, perché tu qui puoi anche decidere di mettere a fuoco, adesso poi dopo vi farò vedere come io ho personalizzato il tasto C3 per mettere a fuoco e ingrandire il live view mentre metto a fuoco. Questo io lo utilizzo, dopo ve lo faccio vedere, anche nella messa a fuoco automatica. Comunque inizia con 1x per poi andare avanti. E AF, ingrandimento messa a fuoco attivo, perché va a ingrandire anche con l'AF, come vi dicevo, poi vi farò vedere a cosa serve sta roba qua, quando abbiamo finito tutto il menu vi farò vedere proprio come io uso il tasto C3, ma ve lo faccio vedere alla fine. Poi andiamo avanti, visualizza F contorno, è il famoso focus peaking, che di colore che volete voi, rosso, giallo, blu, bianco, io ho messo rosso, e io non lo attivo mai, però se si attiva ti fa vedere dove stai mettendo a fuoco. Quando è che è utile? Nel paesaggio mai, nel ritratto con un obiettivo manuale, dove fai la messa a fuoco manuale, è utile perché ti fa vedere magari che dall'orecchio stai mettendo a fuoco il naso piuttosto che l'occhio. Lo andate ad attivare e attivandolo poi andate anche a decidere il livello basso, medio, alto del focus peaking. Ovviamente se lo usate mettete alto, così vi fa vedere proprio bene bene i bordi rossi di quello che stareste mettendo a fuoco. Poi seleziona supporto di riproduzione, qua siamo andati via di menu. Siamo nel menu di riproduzione per vedere le foto, modo visione, vabbè, roba che non c'entra un cazzo, non c'è niente da toccare, lasciate tutto di default, tutta questa parte qua. C'è la possibilità veramente di personalizzare la macchina come cavolo si vuole. Io ovviamente taglio corto anche perché è inutile che perdiamo tempo a vedere roba che poi non è neanche utile più di tanto. Riprese intervallate, qui ritorniamo sempre comunque a un discorso di visualizzazione, ecco, torniamo qua e andiamo avanti. Qui non c'è niente da fare, qui è tutta roba di riproduzione, quindi quando vai a vedere le immagini lasciate tutto di default e non fate niente. Poi qui nel mondo, diciamo nell'icona verde del mondo, abbiamo la possibilità di connettere uno smartphone alla fotocamera. Questo è molto utile nella multiesposizione manuale, dove si usa il cellulare come telecomando per non dare vibrazione alla macchina quando la andiamo a toccare. Questo è fondamentale e indispensabile quando si fanno le foto in multi dal teleobiettivo. Registrazione smartphone, qui c'è tutta la modalità per collegare lo smartphone alla fotocamera. Questa fotocamera per la prima volta non lavora solo in wifi ma si appoggia anche al bluetooth, quindi l'iPhone o l'Android che sia si collegherà alla macchina sia tramite il wifi che tramite anche bluetooth. La connessione l'ho trovata più veloce e più stabile, devo dire che effettivamente è un po' una rottura di coglioni tutte le volte collegarlo, però una volta che è collegato poi va molto bene. Puoi inviare le foto dalla fotocamera al cellulare oppure scaricarle direttamente dal cellulare, lì poi vi scaricate l'app Sony Imaging Edge Mobile e qua poi puoi andare a decidere anche la dimensione dell'immagine che vai a salvare sul telefono, se più piccola 2M o originale, ma tanto non è che ti scarichi i file sul telefono, e dimensione del JPEG quando ti salvi il JPEG, ma a volte salviamo direttamente il RAW, quindi il JPEG viene convertito nel momento in cui lo scarichi, perché poi sul telefono mica ti vedi il RAW, ti vedi il JPEG, no? È molto bello però comunque il poter controllare la macchina. L'app Sony originale è quella, volendo si possono usare anche app di terze parti, ma la parte dove colleghi il telefono alla fotocamera è sempre questa e di qui ci devi passare per forza. Poi trasferimento FTP, beh, qui abbiamo altre modalità per connettere la fotocamera a un eventuale computer.
trasferimento in remoto da PC tramite cavo USB, Wi-Fi, a seconda poi di come colleghi la macchina, ma quella è un'altra storia. Addirittura streaming USB, sì, perché questa fotocamera per la prima volta è possibile collegarla al computer in streaming USB per essere utilizzata come webcam. Quindi tu colleghi la Sony accesa con il cavo USB al computer, vieni qui, decidi se vuoi 4K, Full HD, quello che è, la qualità, e la usi proprio come webcam. Uno che magari fa una diretta, vuole fare una diretta professionale con un obiettivo particolare, far vedere quello che vede la fotocamera, lo puoi fare. Io trovo più utile comprare una webcam, a collegarla e buonanotte, perché solo che mi prendo la Sony, l'accendo, carico la batteria, gli do la connessione, tutto, mi sono già rotti i coglioni e mi compro piuttosto una webcam. Versione VPS, bla bla, tutti i dati wifi per connetterlo a un punto di accesso, perché volendo la macchina può anche essere collegata a internet. Funzione Bluetooth attiva, io l'ho attivata perché ci collego anche il telefono. L'associazione per poterlo collegare al telefono, e puoi andare anche a impostare un indirizzo IP statico o dinamico per la fotocamera, perché questa fotocamera è proprio un dispositivo al 100% individuabile in una rete anche via cavo, perché poi tu al router di casa ti colleghi wifi, però via cavo ci vai a collegare anche altra roba, quindi poi entri dentro un computer o dal computer entri dentro la fotocamera più che altro. Modo aeroplano è la modalità aereo che ha anche il telefonino, che disattiva un po' tutte le varie antenne della fotocamera. E qua puoi modificare anche il nome del dispositivo per essere individuato, non ce ne frega niente, lingua italiano, impostazione, ore, date, eccetera, che a noi non ce ne frega niente, a noi paesaggisti, di impostare l'ora e data, però prima di ogni lavoro, quando fai un matrimonio, soprattutto un reportage dove hai più di una fotocamera, questi orologi, un po' perché gli leva la batteria, un po' perché comunque si sminchiano da soli, non sono orologi precisi. Quindi a distanza di mesi tu potresti trovarti con due fotocamere e l'orario non è più lo stesso. Quindi ogni volta io consiglio, prima di uscire, quando fate dei lavori dove avete due o tre fotocamere uguali, di andare sempre il giorno prima, venite qua, impostate data e ora uguale per tutte. Così poi le foto, visto che verranno fatte da più fotocamere, quando le andrete a riorganizzare in Lightroom e le mettete per ordine di data, saranno tutte belle una dietro l'altra in ordine cronologico. E lo dico perché mi è successo più di una volta che non l'ho fatta questa cosa. Nikon, Sony, vado a casa e l'orario è un po' diverso, di qualche minuto addirittura, quindi poi nel catalogo di Lightroom non erano in ordine e sono diventato matto. Quindi che il mio errore serva a voi a non commetterlo. Poi, selettore NTSC PAL, che sono due modalità di visualizzazione europea o americana, perché se ne frega. Ripristino impostazioni, ecco, questo è molto importante, perché se volete ripristinare la fotocamera di default perché non vi funziona bene, perché avete toccato la roba e non riuscite più a capire come era messa prima, con il ripristino della fotocamera ve la ripristina alle impostazioni di fabbrica. Poi c'è anche la possibilità di andare a salvare o caricare tutta una serie di impostazioni generali che vi siete fatti voi, come ad esempio queste che stiamo vedendo in questo video. Ora, il menu, andiamo avanti, perché abbiamo la possibilità, andando poi nella cassetta degli attrezzi gialla, di andare a impostare e personalizzare i bottoni, quindi quello che vi dicevo del C3. Io non ho fatto tante personalizzazioni, sì, qualcosa ve l'ho fatta vedere, però si può veramente fare di ogni tasto gli si può dare una funzione diversa anche da quello che ha di default. Ovviamente hai le varie modalità, no? Perché questa è la modalità fotografia, questa è la modalità video e questa è la modalità riproduzione foto video. Quindi noi entriamo dentro ora la modalità foto. Entrando nella modalità foto, qua c'è anche il disegno della fotocamera, andiamo a vedere il tasto C3, che è quello che vi dicevo che sarebbe il 4. Il C3 per lei è il 4, io al 4 ci ho messo ingrandimento, messa a fuoco. Poi entrando qui tu puoi andare a decidere cosa metterci, no? Io ci ho messo ingrandimento, messa a fuoco, state a vedere cosa fa, a che cosa serve. Io ora sono in live view e sono in modalità di autofocus attivo, quindi se in manuale che in autofocus io premo il C3 e mi zooma l'immagine, vedete che comodo? Cioè se io sto facendo paesaggio e voglio ingrandire a ben 9.3x
questa luce, questa roba lontana, ingrandirla per metterla a fuoco sia in autofocus che in manuale, io vado DC3 e ho due zoom, il primo a 1x e il secondo, no, addirittura ne ho tre, perché l'1x è, diciamo, la modalità normale, no? Poi appena zoom vai a 4.7 e 9.3. Abbiamo visto che questo tipo di ingrandimento, questi numeri cambiano in base ai megapixel della macchina, quindi se uno ha una macchina con meno megapixel vedrà un'unità di misura diversa. E quindi ti puoi impostare tutti i bottoni, eh? Io non ho impostato altro, ho solo messo l'ingrandimento al C3, però volendo C1, C3, C4, fate come cavolo volete, potete anche cambiare il joystick principale e dargli altre funzioni, quindi qua vi potete sbizzarrire nel impostare come vi pare la fotocamera. Qui per entrare nel menu FN e potervelo personalizzare, vedete che io nel menu FN mi sono messo qui il crop sul sensore APS-C, quindi sono andato qui, ho cliccato qui, ho tolto quello che c'era e ho messo APS-C 35 ripresa. Poi qui mi sono messo lo steady shot, qui mi sono messo quell'altra roba che vi ho fatto vedere all'inizio, ottimizzazione gamma dinamica, quindi basta che venite qui e ve lo personalizzate come vi pare. Quello sopra è il menu foto, quello sotto è il menu video, che io non utilizzo mai. Poi imp div f im fill, bellissimo quando Sony fa le abbreviazioni che non si capisce mai un cazzo. Si possono eseguire impostazioni diverse per il modo fermo immagine, il modo filmato, nella schermata successiva, bla bla bla. Io qui non ho toccato altro, non ho fatto niente, ho lasciato tutto di default. Poi il menu è praticamente quasi giunto alla fine, impostazione, personalizzazione delle rotelline, quindi le rotelline che davanti e dietro regolano tempo e diaframmi le potete invertire o potete utilizzarle per altre funzioni, ma direi anche di no. Impostazione manopola, anche qui tutte le varie rotelline, potete anche decidere di cambiare questa, non solo quelle sopra, ma anche la compensazione dell'esposizione, perché le rotelline sono tre principalmente qua sopra: tempi, diaframmi e compensazione esposizione. Poi c'è il joystick, potete regolare come cavolo vi pare. Poi anche invertirle, tipo magari da una parte vai a chiudere piuttosto che aprire, le puoi invertire. Non fate nulla, non toccate nulla. Touchscreen completo, in questa fotocamera troviamo un touchscreen completo per quello che è sia il, infatti vedete che io non lo uso mai perché comunque usando anche l'R4 l'abitudine non ce l'ho, uso un po' varie fotocamere, però il touchscreen è per il menu, per la messa a fuoco, sia per l'aggancio che per lo scatto anche dopo la messa a fuoco. Funzionamento tattile attiva, sensibilità tattile standard, io ho messo standard, schermo tap tattile, validi entrambi, così avete il touchscreen completo. Impostazione pan tattile, io qui ho lasciato disattivato perché con lo scorrimento in alto puoi aprire il menu, ma io non lo uso il touchscreen, quindi ho lasciato disattivato, io mi piace più premere i tasti in maniera vecchio stile. Impostazione tap tattile, operazione in orientamento attiva, modo posizionamento tocco, posizione assoluta, area di operazione destra 1/2, FN tattile in ripresa, messa a fuoco tattile, si può anche disattivare, questa è quella che vi dicevo che per la messa a fuoco usi il dito, cioè questo è comodissimo comunque per un videomaker, eh? Se lì nel touchscreen metti a fuoco qua, metti a fuoco lì, cioè dici te col dito dove andare a rilevare magari il soggetto da seguire piuttosto che fare proprio la vera e propria messa a fuoco. Roba che io non uso mai, non riesco proprio a prendere l'abitudine. Selezione mirino monitor automatico, cioè tu vai qua davanti al mirino, si attiva, sente l'occhio, si attiva, ma puoi anche spegnerlo. Quando è che conviene spegnerlo? Se fate lo start tail, la batteria va giù prima. Allora cosa fate? Mettete mirino, mettendo mirino lui si spegne il display esterno, va solo il mirino interno e consuma meno batteria. Quindi in manuale puoi dire vai solo col monitor e solo col mirino. Ad esempio, un altro esempio che mi viene in mente, che ti fa girare i coglioni quando piove o un cappello si va a bloccare qua dentro. C'hai il mirino che va per i cazzi suoi, si attiva. Attivandosi il display esterno si spegne e te bestemmi. Allora tu fai monitor manuale esterno, così hai disattivato il mirino. Chiaro che quando vai qui con l'occhio poi non si attiva più e per riattivarlo devi mettere automatico. Però è comoda questa cosa, perché effettivamente nello start tail io il display esterno lo spengo. E così faccio più scatti, a parte che anche col display acceso esterno tu a circa, diciamo,
Beh, a 200 scatti io di solito ci vado minimo sempre. È più che altro una cosa che si faceva nelle vecchie Sony, in quanto avevi delle batterie un po' più piccole e duravano meno, e quindi era fondamentale fare questo trucchettino qua. Luminosità monitor 0 più 2, cioè è il monitor esterno che può diventare più o meno luminoso a seconda di come vi serve. Io, se lavorate di giorno, vi consiglio di metterlo a più 2. E luminosità del mirino, temperatura colore del mirino, si può scaldare o raffreddare la temperatura colore del mirino, e l'ingrandimento del mirino, standard o riduci, provate, è quello che vedi ingrandito dentro, ma lo vedete voi appoggiandoci l'occhio nel video, è impossibile farvelo vedere. Mirino, frequenza, fotogramma alta, per vedere bene il tuo live view, che sia video che sia foto, anche nel mirino al massimo delle sue capacità. Hanno detto che nell'R5 hanno migliorato anche quello. Diciamo che l'R4 era talmente buono già il mirino in live view dentro, che io sinceramente questo miglioramento a occhio nudo non riesco a percepirlo, però sono mirini come guardare il monitor di casa, eh? Infatti qua ve lo dico per l'ennesima volta anche in questo video: quando siete fuori in esterna che c'è la luce del sole che non vi fa vedere bene la foto, oppure di notte, oppure proprio la voglio vedere bene, no? Voglio vedere la foto meglio, il mirino vi offre sempre una gamma di riproduzione luci ombre migliore del monitor esterno. Direzione monitor capovolto, automatico, perché praticamente lui dentro ha un accelerometro che sente se tu metti la macchina in verticale, orizzontale o addirittura testa in giù. Quindi mettete automatico, impostazione visualizzazione TC-UB, contatore, le informazioni sul codice orario TC e sul bit utente UB possono venire registrate come dati collegati e filmati. Io lasciato così di default. Assistente visualizzazione gamma, anche questo è una voce che se attivata, ma riguarda i filmati, il menu dice si presume che i filmati con gamma S-Log vengano elaborati dopo la ripresa per utilizzare al meglio l'ampia gamma dinamica. Si presume che le immagini con gamma HLG vengano visualizzate su monitor compatibili con HDR durante la ripresa, sono pertanto visualizzati a contrasto ridotto, ma è una roba da videomaker. Se attivata usa la funzione di assistenza alla visualizzazione della gamma, se disattivata non usa la funzione di assistenza, quindi a noi non ce ne frega niente. E tipo assistenza, visualizzazione gamma, qua è roba da videomaker, dipende poi il profilo che hai impostato, niente, automatico. Visualizzazione scatti RIM non visualizzato, io ho messo così, revisione automatica disattivata. È possibile controllare l'immagine registrata sullo schermo subito dopo la ripresa, è anche possibile impostare il tempo di visualizzazione per la visualizzazione della revisione automatica. Io non ce l'ho perché scatto e basta, se voglio vedere la foto schiaccio play, quindi dopo la foto schiaccio play. Se invece tu vuoi vedere la foto automaticamente dopo che l'hai scattata, vai ad attivare questa cosa qua e ti dice che te la fa vedere poi per 2 secondi, 5 secondi, 10 secondi. A me mi rompi solo il cazzo perché devo scattare, le foto me le guardo dopo, quindi disattivato. Poi mon out disattivato, imposta se spegne o meno automaticamente il monitor nei modi di ripresa, e quindi metti caso che tu rimani in stand by, lui poi ti disattiva il monitor, ma sti cazzi, io il monitor non voglio che si spenga, quindi non disattivare. Tempo fino a RIS N, quando si usa un obiettivo con zoom motorizzato, l'obiettivo si ritrae un minuto dopo che il prodotto smette l'operazione, se tempo fino a RIS N è impostato su 10 secondi. Lasciamo un minuto di default. RISP N da monitor, entrambi collegati, tempo ali dis auto alto, roba che diciamo non è che ci interessa più di tanto. Impostazione volume, perché se vi fate un video volete rivederlo, sentite anche il volume dell'audio massimo. Canale, ha un bel microfono questa fotocamera, però dipende sempre cosa fate, se dovete registrare un parlato come nel mio caso consiglio un Rode Wi-Fi con il lavalier ad attaccare al collo, perché è tutta un'altra cosa, il microfono vicino alla bocca, registrate un audio più pulito, più caldo, tutto.
e soprattutto sono microfoni per registrare la voce lì per lì, una bolla che è piccolissima, cioè i rumori ambienti di solito non rimangono. Il microfono della fotocamera è un microfono invece fatto un po' per uso misto, quindi che va a registrare anche il rumore ambiente. Qua decidete un po' le robe riguardanti al microfono, che è un microfono, ripeto, con quattro coglioni, che si può anche disattivare. Nel momento in cui colleghi un cavo di lato, che poi hai un microfono zoom, che hai un microfono lavalier, che hai un microfono da studio o qualsiasi tipo di multimicrofono vai a collegare, il microfono integrato della fotocamera si disattiva automaticamente e va il microfono che hai collegato, ma anche questa è una roba che riguarda i video. Modo collegamento USB, e qua decidi cosa, come il telefono, no? Decidi cosa vuoi fare quando attacchi il cavo USB, stream USB, massa, controllo da PC. Io ho messo seleziona quando colleghi. Però io non ci collego mai un cazzo, perché ecco qua lo dico, perché a volte do per scontato certe informazioni, ma scontate non sono. Qui non è che collegate la macchina quando arrivate a casa tutte le volte, togliete le card, mettete le card nel computer, non che collegate la macchina col cavo, sempre meglio non farla questa cosa qua. Parte il cavo, metti leva, poi troncate qualcosa, ma poi è proprio così che arrivano le scariche elettriche e magari si friggono l'SD o si rompe la macchina. La macchina si spegne, l'SD si estraggono e si collegano al computer, ok? La modalità quotidiana deve essere questa. Impostazione LUN USB, multiplo singolo, questa aumenta la compatibilità limitando le funzioni di collegamento USB, quindi multiplo ti dà più scelte, singolo va solo con una modalità. Alimentazione con USB, questo è molto utile perché tutte le ultime Sony hanno la possibilità sul campo di essere alimentate da un power bank, quindi se lo disattivate no, ma se lo attivate voi attaccate un power bank portatile col cavo USB e vi alimenta la macchina. Quindi questo può essere utile anche per uno start trail o un'eventuale ripresa intervallata quale timelapse, che dura più e più ore, potete collegare una batteria esterna e far lavorare la macchina anche per 10-12 ore, quello che è. A me non mi è mai capitato, però è possibile. Risoluzione HDMI automatico, impostazione out HDMI, perché ha anche la porta HDMI per collegare la fotocamera direttamente a uno schermo come televisione, quindi vai a regolare tutte quelle impostazioni lì. CTRL per HDMI, beh, io qui non ho toccato nulla, ho lasciato tutto di default, tutta roba che a me non me ne frega niente. Andando avanti, modo luce del video, collegamento alimentazione, anche qua non ho mai toccato niente. Funzione antipolvere, pulizia del sensore. Allora, questa è la pulizia del sensore automatico che ti scrolla il sensore, diciamo che in teoria dovrebbe servire a far cadere giù la polvere. In realtà non fa un cazzo, il sensore lo dovete pulire voi. Qui, in queste fotocamere qui, quando togliete l'obiettivo si sporca facilmente, quindi in una fotocamera mirrorless di solito un'uscita sì, un'uscita no, si deve pulire il sensore. Qui abbiamo quello che vediamo tra poco, la tendina che si chiude, fighissima, il sensore si sporca molto meno, però questo non vuol dire che non va pulito. Eccolo, scatto con alimentazione disinserita. Questa di default voi ce l'avete spenta, ce l'avete così, disattivata. La prima cosa che dovete fare quando comprate sta macchina è di attivarla. L'attivate e gli date l'ok. Praticamente cosa vuol dire? Che quando io tolgo l'obiettivo, la macchina ora è accesa, La macchina è accesa, tolgo l'obiettivo per farvi vedere che il sensore è esposto. Spengo la macchina, guardate che figata. Quando spegni la macchina, a tempo qualche secondo, il sensore si chiude. Bellissimo, ah, che figata, ci voleva tanto. Tanti hanno fatto della polemica, ma poi si rompe la tendina. Se si rompe la tendina c'è la garanzia Sony, che cazzo me ne frega. Ma poi la tendina non è che si chiude solo quando spegni la macchina. La tendina si apre e si chiude a ogni scatto che fai. Quindi la normale usura che avrà la tendina nella vita della fotocamera. Si chiuderà una volta in più che quando si spegne la fotocamera, pazienza, non succede nulla. State attenti a non metterci le mani, non far casino, non scontrarla, chiaramente, perché si può rompere. Però io adesso ho tolto l'obiettivo più che altro per farvelo vedere. Quindi, se io sono in Islanda e devo cambiare l'obiettivo e la tendina è chiusa, lo capisce anche un handicappato che è meglio, perché così il sensore non si sporca. Io cambierò il mio obiettivo con la tendina chiusa, ecco qua, e poi riaccendo la fotocamera e sono pronto all'utilizzo. Cioè, ma questa è una cosa bellissima.
Io lo sto usando sempre da quando ho acquistato l'R5. La mia tendina è sempre chiusa quando la fotocamera è spenta, così il sensore non si inzozza, e questa l'attivate così. Poi mappa pixel automatica, imposta se ottimizzare o meno automaticamente il sensore d'immagine, mapping dei pixel, dice le istruzioni originali. Normalmente impostare questa funzione su attiva. Allora, se attiva, esegue automaticamente il mapping dei pixel a intervalli regolari quando si spegne la fotocamera, quindi non quando è accesa, quando si spegne. Durante questo lasso di tempo vengono prodotti i suoni dell'otturatore. Se disattivata, non esegue automaticamente il mapping dei pixel. Suggerimento, dice, se l'opzione Map Pixel Auto è impostata su disattivata, eseguire regolarmente la mappatura del pixel. Si consiglia di eseguire l'operazione una volta ogni 3 giorni. Nota, se l'operazione mappatura del pixel non viene eseguita regolarmente, nelle immagini registrate potrebbe apparire delle macchie luminose. Allora, diciamo che questa roba qui riguarda un po' i dead pixel, no? A volte i pixel fanno un po' come cazzo vogliono. La rimappatura dei pixel automatica è come se tu entri in automobile e la centralina dell'automobile si resetta da sola e va bene ogni volta che tu accendi e spengi la macchina. Quindi assolutamente da attivare, perché tu magari fai delle foto, hai dei pixel che impazziscono, hai dei dead pixel, spegni e riaccendi la macchina, il sensore viene rimappato e tu queste rotture di coglioni non ce l'hai più. Scendendo giù poi abbiamo la mappatura di pixel, che è quella cosa lì che fai a mano nel caso in cui hai disattivato la funzione automatica, ma è sempre quello. Da qui vedi la versione del firmware della macchina, quindi non so, vai sul sito Sony, che firmware è uscito? Il 2.5, benissimo, allora lo faccio perché io c'ho l'1. Anche dell'obiettivo ti dice, in base all'obiettivo che hai montato ti dice la versione del firmware, perché si può aggiornare anche il firmware dell'obiettivo. Informativa privacy, chi se ne frega, tutta la privacy. Aggiungi elemento, qua siamo tornati all'inizio del menu dove c'è la stellina di personalizzazione completa del menu, perché puoi anche cambiare come cazzo ti pare. Ora, vi ho fatto vedere le cose principali, vi ho fatto vedere tutto il mio menu, velocemente un excursus qua su quello che è diciamo la modalità qua di scatto. Rifaccio un attimo la messa a fuoco su questa parte qua, ecco qua. Allora, M chiaramente per lavorare in manuale, in M ci lavoro di notte quando faccio la multi esposizione o quando faccio un bulb anche di giorno che voglio andare oltre 30 secondi, quando uso i filtri ND, quando faccio le foto da 30, 60, 90 secondi, in notturna, quando faccio lo stacking, quando faccio i bulb, quando faccio la multiesposizione. Quando invece lavoro a mano libera o lavoro di giorno senza filtri, ma perché mi devo rompere i coglioni? E allora lavoro in priorità di diaframma, dove i tempi li decide la macchina e io decido il diaframma. Con la rotellina della compensazione dell'esposizione posso eventualmente agire rendendo l'immagine, vedete, più o meno luminosa, perché se io muovo la compensazione dell'esposizione, vedete che il display in priorità di diaframma diventa più scuro, più luminoso, va da meno 1, più 1, quello che serve, insomma. Avendo un sensore Sony dove rischi di bruciare le luci, io consiglio un meno 1, così a linea generale, poi a volte non è necessario, non basta fare lo scatto singolo, c'è bisogno di un bracketing, ma quella è un'altra storia. Poi, menu di scatto veloce, così terminiamo, abbiamo la possibilità di fare scatto singolo, che è questo. Quindi rizoomiamo un attimo, così si vede bene il menu. Allora, scatto singolo, scatto a raffica, di cui c'è lento, medio, veloce, scatto ritardato 2 secondi, che è quello che uso di notte quando non ho voglia di usare il telefono. Se ho un grandangolo, un cinquantino, scatto ritardato 2 secondi. Se uso il tele, invece no. Con il tele collego il telefono, che è meglio. Poi abbiamo lo scatto ritardato silenzioso, che non uso mai, il bracketing continuo, il bracketing singolo. Il bracketing singolo non ha ragione di esistere, il bracketing che si usa per fare l'HDR è il bracketing continuo, dove poi qui, anche attraverso il touchscreen, decidiamo la differenza tra una foto e l'altra e il numero di immagini che va da 3 a 9. Finalmente in questo modello di Sony è stato introdotto la voce 7 scatti, cosa che in passato invece non c'era, da 5 si saltava a 9. Si facevano male a mettere 7, benissimo, oggi c'è anche 7, infatti se andiamo qua
7, 5, 3 e 2 immagini, perché qua puoi fare anche 2 immagini, e 9 foto con uno stop. Sicuramente la situazione del tramonto più difficile, quindi nel dubbio è sempre meglio fare qualche scatto in più che qualche scatto in meno. Ovviamente il bracketing continuo non si fa in manuale, errore, si fa in priorità di diaframma. Poi andiamo avanti, abbiamo il focus bracketing, che sarebbe il focus stacking. Ora, io non lo faccio quasi mai il focus stacking, però è utile, si può anche utilizzare. Se si fa, io preferisco sempre farlo in manuale, perché mi sono accorto che a volte la macchina ci azzecca, a volte fa delle merdate e poi gli scatti non vanno bene. Io il focus stacking me lo faccio a mano e vi consiglio di farlo a mano. Comunque, ritorniamo qua nel menu, ecco, questo qui 3, 2, 4 è la differenza, è il passo che c'è tra una foto e l'altra, la distanza di messa a fuoco che va a cambiare tra una foto e l'altra. 4 è standard, poi possiamo fare una cosa più stretta, tipo 1, 2, 3 lo metti se fai una macro di un insetto, 4 lo fai come via di mezzo, e poi nel paesaggio magari si può fare più differenza, andare a 8, 9, 10, che è quello più ampio a seconda di quello che vogliamo fare, fate delle prove. A destra invece il numero di scatti che possiamo decidere noi. Lì dovete fare delle prove, ragazzi, non è che c'è un manuale da seguire, il paesaggio rispetto all'insetto ingrandito col 90 macro, con il filtro che ti ingrandisce pure, cioè dipende cosa stiamo facendo, bisogna essere padroni di quello che stiamo facendo. 10 scatti, 100 scatti, siete voi a doverlo sapere. È chiaro che in un paesaggio, quando in focus stacking mi faccio quei 3-4 scatti usando un grandangolo e facendo paesaggio, ne ho già fatti abbastanza. Se devo ingrandire un fiore, magari ne faccio 20. Se devo ingrandire un insetto, roba che io non faccio, magari gli scatti ce ne vogliono anche 100, e il buon Panizza qui insegna. Però dipende da quello che si sta facendo. Io questa roba qui non la uso mai. Se devo fare un focus stacking paesaggistico, metto a fuoco lì davanti, metto a fuoco un po' più avanti, metto a fuoco l'orizzonte e gli scatti me li faccio io. Tutti a diaframma chiuso, che lavoro un po' con una sorta di iperfocale continua sempre, quindi vado ad avere quei 3 scatti da fondere, faccio anche presto e non mi complico la vita. Però c'è questa modalità che hanno finalmente inserito in Sony, prima non c'era, adesso l'hanno resa disponibile. Poi c'è il bracketing del bilanciamento del bianco, che non serve assolutamente a un cazzo, cosa che c'è anche su Canon, non ne vedo assolutamente l'utilità. E poi l'esposizione a forcella del bracketing, che ti fa l'HDR in JPEG, ma quello riguarda solo il JPEG pronto, noi invece scattiamo in RAW, quindi andrà a cambiare il tempo dei vari scatti, ti troverai dagli scatti più bui a quelli più luminosi e li andrai a fondere poi sul computer tramite software, Camera RAW, Photomatics, e lì poi chi avrà voglia e bisogno farà il corso con me sul mio sito, poi troverete tutte le informazioni, sia per quanto riguarda la multiesposizione manuale, metodo Bertetto, tecnica da me registrata in SIAE, sia per quanto riguarda come io faccio l'HDR in Photomatics Pro, ma per quello, ripeto, ci saranno poi i corsi. Bene ragazzi, io spero che come sempre questo video sia stato utile, vi invito ovviamente nel nostro gruppo Facebook Fotografia Moderna AM a iscrivervi e pubblicare le vostre foto, potete venire anche a fare domande, chiedere cose se siete in difficoltà, se avete problemi con la macchina eccetera. Vi invito anche a fare una visita sul mio sito matteobertetto.it, trovate tutto comunque nei link qui sotto in descrizione al video. Vi saluto e alla prossima!